Vincenzo Vivarini, eccolo qua. Vincenzo Vivarini ai nostri microfoni, anche l'auricolare, quindi può rispondere alle vostre domande. Vincenzo, io comincerei dicendo che è una vittoria netta e meritata. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, la squadra che sta crescendo di partita in partita, quindi di conseguenza oggi l'avevamo preparata proprio con grande attenzione. Insomma, poi si sono visti perché comunque penso che la partita sia stata abbastanza a senso unico per noi. Soprattutto l'approccio, pronti via, correvate il doppio, correvate bene, eravate su tutti i palloni. Sì, poi l'avevamo studiata proprio bene per cercare di lavorare in velocità sui difensori del Pescara, ci siamo riusciti molto bene, tanto è vero che le occasioni sono nate da questi presupposti. E comunque il Pescara mi aiuta sempre, sa che sono suo figlio, quindi in linea di massima mi viene sempre in aiuto, quindi sempre però grande stima per il Pescara. Mi ricordo tutte le partite del Pescara contro Vivarini, sempre sofferenza dei biancazzurri. Oggi dove siete stati bravi? Come l'avevi preparata, Vincenzo? Guarda, abbiamo lavorato molto sulla costruzione del Pescara perché comunque dovevamo lasciare pochissimo spazio a Valdifiori, che è un giocatore che ha inventiva di gioco, che ha classe, che ha qualità nel gioco. Sì. No, ma è chiaro che è una cosa evidente è chiaro che li abbiamo fatto arrivare, diciamo, agli attaccanti, di tutta fascia, palle sporche, insomma, dove riuscivamo sempre ad avere la meglio, e abbiamo mantenuto il baricentro alto perché dovevamo cercare di non allungarci come squadra, perché potevamo incorrere negli uno contro uno, che Pescara ci poteva far male. E quindi poi, ecco, secondo me la chiave vincente è stata proprio quella di lavorare in velocità sui tre difensori del Pescara. Prima di lasciare il microfono a te, Massimo, io ho due domande veloci, veloci per Vincenzo. La prima, hai detto sono figlio di Pescara, del Pescara, di Pescara, e quindi sapeva che avevo bisogno il Pescara, ma sei un po' dispiaciuto, Vincenzo, che non riesci mai ad allenare il Pescara? Ci avevi sperato quest'anno? Ma guarda, io da giocatore Pescara mi ha insegnato a giocare a calcio, e da allenatore il Pescara mi ha insegnato a fare l'allenatore, quindi di conseguenza questa è una cosa che non dimentico e ci tengo alle mie origini, e quindi di conseguenza cercherò sempre di onorare, diciamo, Pescara. Sei dispiaciuto di non essere stato considerato? Ma sai, il calcio poi ha le sue dinamiche, le sue situazioni. Io accetto sempre tutto quello che mi dà, perché comunque è un mondo particolare, un mondo bello che bisogna saperci stare. È chiaro che non è un mondo nemmeno facile. L'ultima da parte mia, mi dai un giudizio sul Pescara che hai visto oggi? Sincero. Ma guarda, io te lo do sulle altre partite. Pescara ha fatto molto bene col Monza, ha fatto molto bene, diciamo, col Brescia. È una squadra che ha valore, ha qualità, c'ha giocatori esperti, secondo me farà un bel campionato. Allora, io ho fatto un attimino di fatica prima di tutto a individuare i giocatori che ci avessero gamba, i giocatori che stavano più in forma, perché abbiamo avuto dei problemi fisici pazzeschi. Io non ho mai trovato una situazione del genere sotto questo aspetto qua. Abbiamo avuto degli infortuni infiniti che non hanno mandato continuità mai anche nelle scelte che si fanno. È chiaro che in questo momento qui le cose stanno andando molto meglio. Stiamo recuperando gli infortunati e stiamo alzando il livello, diciamo, delle condizioni atletiche. Adesso è chiaro che per quanto riguarda l'aspetto tattico, Mancuso e De Luca sanno bene in campo il lavoro che devono fare. Ci hanno messo tempo, bene o male, a capire, perché se giochi con 3 punte davanti devono essere a disposizione della squadra in fase di non possesso. Loro oggi l'hanno fatto molto bene, sperando di prendere adesso fiducia, prendere sicurezza e di farlo da qui a fine campionato. Con caratteristiche diverse, ma un po' quei movimenti che facevano Donnarumma e la Padula. Andiamo indietro di 6-7 anni, 6 anni. Sì, sono giocatori Però i diversi, movimenti erano quelli, eh? sì, però cominciano a muoversi in sincronia tra di loro, insieme a Schenetti, quindi questo mi fa ben sperare per il futuro. Cioè, loro al Pescara, quando si difende, non rischia assolutamente niente, quando è in zone basse non assolutamente non rischia. Quindi noi dovevamo essere bravi sia sulle seconde palle, perché loro salgono come linea, e soprattutto nella nostra costruzione. Abbiamo fatto una costruzione molto bassa per far uscire le mezze ali di tutta fascia,
E quindi loro praticamente rimanevano in tre lì dietro, e con la nostra velocità e con il fatto di far allargare molto gli attaccanti li ha messi un po' in difficoltà. Vincenzo, ti salutiamo chiedendoti se un giorno speri di allenare il Pescara in questa categoria. Sì o no, dai. Chiaramente sì. Va bene, grazie a Vincenzo Vivarini.